Salve a tutti e benvenuti. Oggi presentiamo il libro di Fabiola Di Maggio, L'uomo fotografico, edito da E-News. Allora, questo libro, come dire, risponde, o perlomeno tenta di farlo, ad una domanda che può sembrare pure peregrina, ma non lo è, per i motivi che poi spiegheremo durante la presentazione, cioè: esiste una cultura della fotografia contemporanea? Lei ne parla nel corso del libro e ne parla, come dire, cum grano salis, nel senso con cognizione di causa, perché lei è un'antropologa esperta in cultura visuale, con dottore di ricerca in studi culturali europei e anche in scienza del patrimonio culturale. Ma tu sei pure curatrice, editor, lettore di portfolio, insomma ne fai di cose. E tu sei autrice di un volume molto denso, anche se piccolino, e sulla fotografia e sulle sue articolazioni. Come vedremo, qua articolazioni non significa generi, qua si parte da molto prima per arrivare molto dopo, perché se parliamo di fotografia contemporanea i generi ormai diciamo che li abbiamo già bypassati, perché tutto un po' si mescola. Quello che è fondamentale in questo saggio, a mio avviso, e approfondiremo anche questo, è l'aver introdotto dei cardini che secondo me sono fondamentali sulla costruzione di un giudizio più coscienzioso sulla fotografia, e cioè il mito, l'utopia e la poesia. Io però la prima domanda voglio farla all'editore di questo libro, Grazia Dell'Oro, di E-News. Allora, Grazia, Fabiola in questo libro ci guida con umiltà, e poi vedremo in che senso con umiltà, ma con molta maestria lungo questa arte che è la fotografia, e che è un elemento anche essenziale del modo in cui noi guardiamo il mondo. Ora, secondo me i plus di questo libro sono due. Intanto il fatto che la fotografia una volta tanto non viene presa come un mezzo, cioè come un qualcosa che serve per esprimere qualcos'altro, viene presa proprio in sé, cioè qui si parla dello statuto della fotografia. E il secondo invece rientra nel linguaggio usato, per quello che io, per scrivere questo libro, per quello che io dicevo con umiltà ci guida, perché utilizza un linguaggio molto scorrevole, che a volte anche con dei guizzi ironici che poi vedremo, che ci porta a una sorta di investigazione narrativa su quest'arte. Ora, complimenti quindi all'autrice, complimenti a te per aver, come dire, investito su di lei, perché di questo si tratta. Ma cosa ti ha fatto decidere di pubblicare un saggio di questo genere? Puoi parlare direttamente qui. Grazie Michele, e poi diciamo che vorrei iniziare facendo anche i complimenti a te per avere in qualche modo creato questo. Alza la voce perché non ti sento. Tieni, prova a parlare qui. Intanto vorrei iniziare ringraziando anche te per aver creato questo contatto, perché noi ci eravamo conosciuti e hai pensato a E-News per questa pubblicazione, e già che ci sono ringrazio anche per aver fornito la foto di copertina, che è una foto veramente giusta, esatta per questo libro. Come sai, il libro è stato, come spesso succede nelle case editrici, arrivano tante cose, certo. Quindi c'è un po' di tempo necessario perché possano essere letti. È rimasto un po' lì per qualche mese, fin quando è arrivato il momento, e quando l'ho letto non ho avuto nessun dubbio. E una delle cose che mi ha colpito è che è un po' fuori dal coro rispetto a quello che si sente così più frequentemente sulla fotografia, no? Che la fotografia si è persa, che l'autorialità si è persa, che questo proliferare di immagini che ci vengono addosso impedisce alle buone immagini di dirci qualcosa. Ecco, tutto questo nel libro di Fabiola non c'è una grande ventata di freschezza e di ottimismo rispetto allo statuto della fotografia in quanto
mezzo potente che in qualche modo saprà e continua a riuscire a rinnovarsi per poter esprimere quello che poi vedremo e che analizzerete. E quindi, insomma, è un momento in cui, insomma, siamo veramente, navighiamo in una pappa lamentosa. mi è sembrato veramente un controcanto significativo e sono molto felice di averlo pubblicato. A questo riguardo leggo tre righe di Fabiola che sono molto significative e sintetizzano un po' il senso del libro. Cioè, le fotografie sono atti di resistenza creativa e concettuale. Con la loro facoltà immaginativa, poetica, narrativa e utopica, si alternano con il reale e mai a questo si rassegnano. Lo percorrono, lo sdoppiano, lo frantumano e lo sognano innovandolo e moltiplicandolo concretamente con altre visioni. Beh, bellissimo. Mi riallaccio a questo per fare la domanda all'autrice. Allora, leggendo il tuo libro, vabbè, io, come dire, adesso mi tiro la parte del presentatore, perché dico, leggendo il tuo libro, io ho letto i capitoli man mano che venivano scritti, ma comunque, leggendo il tuo libro, la sorpresa è stata quella di trovarmi davanti ad un autore che è dotato di importanti mezzi analitici, ma anche ha una visione, cioè tu accoppi questa cosa a una visione molto aperta sulla fotografia, che è quello che diceva prima Grazia. Quindi tu avresti potuto, in base a quello che hai scritto, avresti potuto realizzare un tomo di 400 pagine infarcendolo, diciamo così, di supercazzole e di doppi carpiati. Adesso supercazzole, perché non lo sapesse, è una citazione da un film di Comencini, non è una parolaccia. Quindi invece no, tu hai fatto un saggio appassionato e generoso che ti ha portato a scrivere l'essenziale sostanzialmente in circa 100 pagine. Ora, la prima domanda è: perché è così raro nel vostro ambiente accademico, perché tu fai parte di quell'ambiente, imbattersi in autori che cercano di semplificare quello che dicono invece di cercare di crearlo più ampolloso e meno comprensibile possibile? La seconda è: come nutri il tuo sguardo per arrivare poi a, per renderlo così aperto e per arrivare a questi risultati? Grazie Michele e grazie a tutti i presenti per essere qui. Allora, parto dalla seconda domanda, così poi arrivo alla prima. Allora, come nutro il mio immaginario? Chiaramente negli anni tante letture per motivi di studio, università, dottorato, mi hanno portato poi ad accrescere chiaramente quello che è stato poi il mio bagaglio culturale. Però è chiaro che accanto a quello che può essere lo studio poi c'è una passione, quindi una ricerca che va oltre quelli che sono chiaramente i manuali che occorre studiare per essere poi in grado di parlare di certe cose. Nel mio ambito è la cultura visuale, l'antropologia e chiaramente poi nel caso specifico la fotografia. Ma poi è chiaro, c'è tutto un immaginario fatto di visite ai musei, quindi conoscenza di opere d'arte, conoscenza della fotografia, degli autori, interviste, colloqui, è tutto poi chiaramente un ensemble che ti aiuta a entrare davvero in connessione con questo mondo particolare che è quello della fotografia e della cultura dell'immagine, che a mio modo di vedere oggi trova proprio nella fotografia uno dei più grandi esempi dell'espressione della rappresentazione autoriale e artistica. La prima domanda invece è: nel tuo ambito come si fa a dire cose difficili? Sì, perché sembra che si resti chiusi nel giardinetto, nel proprio giardinetto, per cercare di essere più, no, più acculturato dell'altro, e questo si pensa che si possa rendere scrivendo il nostro voto antico, insomma, quindi in questo senso ti voglio dire. Allora, ho cercato anche di mettermi giustamente nei panni del lettore. Sicuramente non mi sono arresa a un linguaggio probabilmente troppo semplice, perché anche in quel caso credo che bisogna anche dare delle... Certo. A
al lettore delle possibilità anche di ricerca, che possono anche essere linguistiche, perché io riconosco che magari il mio modo di scrivere non è poi così semplice, però probabilmente la resa del messaggio poi riesce ad esserlo. Forse in questo modo che ho di raccontare, anche abbastanza narrativo, in 100 pagine parto davvero da molto lontano, parto veramente dalle origini della concettualità. Quindi sì, credo che sia probabilmente un'indole naturale, non è stato fatto apposta, certo. È così, non era pensato. Allora, tu scrivi, tra tutte le pratiche di produzione visiva, la fotografia è quella che ha plasmato di più il pianeta delle immagini, anche grazie allo sviluppo potente delle trasmissioni informatiche e delle telecomunicazioni. E questo è un dato di fatto, diciamo. Ora, bisogna anche pure dire però che nell'80, non sto parlando adesso di guerra santa tra analogico e digitale, diciamo che nel 1989, oltre alla caduta del muro di Berlino, nel nostro ambiente c'è stato l'ingresso di Photoshop. Ora, che, come dire, anche in maniera latente, non voluta, ci ha portato a costruire un nuovo ordine visuale. Cioè ci ha portato a fare delle sperimentazioni che probabilmente in fotografia che probabilmente prima non venivano fatte, o comunque venivano fatte perché in camera oscura, io mi ricordo, si poteva fare l'ira di Dio, ma non a questo livello. Qualcuno aveva provato a fare già delle sperimentazioni potenti che sono arrivate fino ai giorni nostri, tipo Ugo Mulas, Paolo Gioli, fino ad arrivare a Luigi Ghirri, che le ha fatte in maniera più soft, però le ha fatte. Ora però siamo arrivati al calcolo algoritmico, cioè noi siamo arrivati a un punto in cui, come dire, sono le macchine stesse, cioè i computer, che dialogano tra loro tramite le immagini. Ora la mia domanda è, ma dialogano tra loro tramite le immagini senza tenerci in considerazione, perché dopo che gli hai dato l'input loro sanno come... cosa fare. Quindi non sarà arrivato il momento in cui dobbiamo riprenderci in mano le immagini, cioè riconquistare la sovranità su quelle immagini che sono sfuggite al nostro controllo e che, come dire, continuamente ci vengono riproposte ogni giorno a miliardi, e mi rifaccio all'installazione di Kessels, no? Quindi... Allora, io lo dico nell'introduzione al libro, poi è qualcosa che torna sempre, cioè il fatto che ci sia stata una evoluzione proprio numerica nella rappresentazione, nella produzione delle immagini, sta proprio nella forza, cioè proprio delle cose, dell'evoluzione della storia della cultura visuale, cioè più immagini riusciamo a produrre, più riusciamo a comunicare. E questo è un fatto sociologico e antropologico, perché comunicare attraverso le fotografie ci permette di, appunto, di essere social, di essere smart, di mandare dei messaggi in maniera più veloce. Ma quello che difendo nel libro, e chiaramente lo diremo più avanti in maniera più approfondita, è un rispetto e un avvalorare, ecco, la fotografia autoriale, e non scambiare quello che è il lavoro del fotografo in quanto autore con tutto quello che poi ci viene propinato, cioè non far passare il concetto della facilità del click, quindi scattiamo una fotografia, tutti possiamo essere fotografi, assolutamente no, perché non tutti possiamo essere artisti. Io pure so disegnare, però è chiaro che le mie opere non le vedete al MoMA di New York o alla Biennale di Venezia, cioè è un percorso quello autoriale, tanto in ambito narrativo, in ambito fotografico, in ambito scultoreo, in tutti gli ambiti, appunto, della rappresentazione visiva. Quindi quello che mi interessava porre in rilievo era questo, cioè diamo rispetto alle immagini che hanno una progettualità, una coerenza e quindi un sentimento, che è quello poi degli autori. Non so se ho risposto alla tua domanda, quindi dico il fatto che noi oggi abbiamo tante immagini grazie alle quali possiamo comunicare è tutto buono e benedetto, va benissimo, però cerchiamo di fare una differenza. Cioè le immagini in quanto strumento antropologico, e quindi ripeto, la fotografia social, oggi ho mangiato questo, ieri quell'altro, ieri ho visto Tizio, ho visto Caio, è un conto, però la fotografia in quanto ricerca è tutta un'altra cosa. Sì, ma infatti te lo dicevo perché se ci pensi oggi
questo modo molto più democratico che abbiamo di fotografare, perché prima bisognava spendere milioni di lire per comprarsi una macchina fotografica, adesso basta spendere 100 euro un telefonino di fabbricazione cinese e puoi fare le foto ovunque. Te lo chiedevo perché forse adesso questo proliferare di immagini, la democraticità nuova assunta dalla fotografia, ha cambiato anche il nostro rapporto con la documentazione della nostra vita, perché se ci pensi, da quando è arrivato il Covid, poi hanno riaperto i ristoranti, noi andiamo al ristorante e non ci danno più il menù, scannerizziamo un QR code, vediamo sullo schermo il menu, scegliamo, poi quella immagine la buttiamo via, non ce la teniamo perché non ci serve più, quindi è proprio un rapporto diverso proprio con la documentazione della vita reale. Sì, era quello che dicevo, cioè che tutto il fatto che la fotografia in quanto atto meccanico ci aiuti poi nel nostro vivere quotidiano, come appunto scansionare un QR code per pranzare o per cenare, è un conto, ma che possa poi diventare anche il lavoro autoriale di qualche fotografo, questa cosa magari do un input, noi non lo possiamo sapere, però è chiaro che questa cosa va pensata, non possiamo credere banalmente che io fotografo un tavolino e quindi già sono autore, cioè questa cosa purtroppo è una cosa che sta andando un po' di moda e non va bene. E a proposito di come diventarlo autore, tu scrivi: più si legge più si conosce il mondo, più si scrive più si comprende il mondo, più si scattano e si guardano fotografie, più si legge e si scrive il mondo. Questo è bellissimo, che tu poi l'hai ridotto in Hic sunt imagines, che ci ricorda Hic sunt leones, insomma, è un confine. E questo quindi è un punto di vista molto interessante, perché sostanzialmente tu ci stai dicendo che la fotografia è un insieme di pratiche che, prese ad una, fanno riferimento ad altre forme di rappresentazione, ad altri contesti culturali. Perché la fotografia, come giustamente dici tu, è un medium che non può essere ridotto ai soli aspetti tecnici, estetico-tecnici, ma deve essere, come dire, nutrita anche da un altro tipo di immaginario. C'è stato un bel trafiletto di Fabrizio Ville sul Corriere della Sera, che ha recensito il tuo libro, la domenica di Pasqua. E lui scrive che tu esplori aspetti etici e culturali ormai oscurati dalle facili produzioni fotografiche. Parlaci di Hic sunt imagines. Allora, Hic sunt imagines è un rifacimento, chiaramente, nel caso del mio libro, preso da una frase, da una nota frase latina, Hic sunt leones, ovvero quando i romani, arrivati al massimo della loro espansione, giunti in Africa, c'era un confine che verosimilmente era quello che poi dava accesso al Congo e tutta, quindi all'Africa subsahariana. Arrivando a quel punto i romani non si sentivano in forza di andare oltre. Perché c'erano i leoni. E quindi dicevano Hic sunt leones, è diventato qualcosa, un modo di dire, da qui in poi non si può più andare oltre. E quindi da qui in poi ci sono i leoni. E io scrivo Hic sunt imagines, quindi da qui in poi ci sono le immagini, da qui in poi ci sono le fotografie, quindi oltre questo limite dobbiamo invece andare ad esplorare perché ci sono altre culture, quindi è chiaro che qui intendo anche il lavoro culturale che non fanno soltanto i fotografi, ma lo fanno anche i critici, perché vanno a esplorare, vanno a vedere che cosa sta succedendo nella contemporaneità della cultura fotografica, appunto, che stiamo vivendo. Quindi è un lavoro che riguarda un po' tutti, andare oltre, a scovare i confini di quello che c'è oltre la banalità no, che poi non è tutta banalità, ma molta banalità della fotografia contemporanea. Allora, tu hai operato una sorta di tripartizione, no? Che è molto simpatica. Tu parli di fotografia come mito, fotografia come poesia, fotografia come utopia. Ne parlavamo prima, questi secondo me ora, come dire, sono i cardini della fotografia autoriale di fatto. Se ci pensiamo, e questo è, lo diciamo sempre quando facciamo i workshop ai corsisti, una fotografia, un'immagine quando funziona, una fotografia quando funziona? Funziona se funziona sul piano della percezione visiva, perché è un rafforzamento della visione dopo tutto.
se funziona sul piano della concezione del mondo, perché è una conferma visiva del nostro mondo, cioè non di quello che vediamo, ma di quello che vede il nostro cervello e quello che ci ripropone il nostro cervello, e se funziona sul piano della comunicazione, cioè la fotografia non solo documenta i fatti, ma spesso gli dà anche forma e addirittura li crea, e lo stiamo vedendo con le immagini della guerra in Ucraina, insomma, perché ci sono delle foto che vengono utilizzate dagli ucraini per dire A e dai russi per dire B, ma è la stessa foto. E questo si adatta perfettamente alla tua tripartizione, perché se parliamo di piano della percezione visiva si parla di fotografia come mito, cioè di valore della visione. Se parliamo di concezione del mondo, allora entriamo nella fotografia come poesia, cioè come autorealità, come cifra autoriale, come poesia immaginaria. Se parliamo di fotografia come utopia, parliamo di immaginario sperimentale. Come si è arrivato a questa tripartizione? Uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere questo libro nasce da un profondo atto di resilienza. Noi lo raccontiamo sempre. Io ho scritto questo libro durante il primo lockdown, quindi quello ferreo, quello duro, il più cattivo, diciamo, fra tutti, perché ero tornata da un viaggio all'estero dove stavo ultimando la mia ricerca di dottorato e quindi sono tornata a casa, ma non c'è stato più possibile fare ricerca all'università, perché in quel momento ci hanno detto state tutti a casa, non andate più da nessuna parte. Io non avevo materiali a casa per poter continuare la mia ricerca, avevo bisogno dell'università, però di fatto avevo a casa tanti libri sulla fotografia, perché intanto quella passione io poi ovviamente l'ho sempre portata avanti negli anni. E ho detto quindi che faccio, più atto di resilienza di questo, insomma, non saprei cosa raccontare, nel senso che ho detto ok, io avevo queste idee in testa, a questo punto le posso mettere nero su bianco. E da marzo a maggio-giugno, diciamo, del 2020 ho scritto L'uomo fotografico. E, è stata una... come dire, più che altro mettere nero su bianco quelle che erano già delle idee che io possedevo. E anche dare il titolo, la fotografia come mito, la fotografia come poesia e la fotografia come utopia, non è stato difficile, era qualcosa che già avevo in mente, avevo degli appunti, quindi c'erano già un magma, ecco, di fondo, che poi ha preso una forma specifica, che è quella dei tre capitoli. La fotografia, non so, ti racconto un po' come quello che dico. L'impianto. l'impianto è questo, è una tripartizione, la fotografia come mito, cosa significa? Allora, partiamo da questo. Volevo semplicemente dire una cosa. Inizi a scrivere della fotografia come mito e parli, questa è una cosa che mi ha affascinato tantissimo, perché forse non tanti ci pensano. Cioè, lei parte dagli uomini primitivi che disegnano gli animali nelle grotte. È la più famosa, esatto, sì, per dire, non è neanche ora, la più antica. Noi non pensiamo mai, cioè, allora, che quelle grotte erano completamente al buio, quindi chi ha disegnato queste cose le ha disegnate alla luce di una torcia, e questa torcia sostanzialmente, quindi i disegni che sembrano tridimensionali sono tridimensionali perché sono fatti alla luce di una torcia, ok? Questa torcia passava davanti da un lato all'altro di questo disegno e sembrava che queste bestie si muovessero. Quindi è lì che è cominciata la fotografia come necessità proprio antropologica, cioè gli uomini primitivi disegnavano queste cose per cercare di riproporre proprio il mondo che vedevano. Tu parti da qui, e questo è bellissimo, che fotografia come mito. Vai. Allora, io ho fatto una riflessione che chiaramente devo ai miei studi, alla mia formazione. Io sono antropologa, ho studiato antropologia culturale, ma mi sono sempre occupata di immagini e di arte, e per cui l'arte rupestre era una delle cose che avevo approfondito durante i miei anni di studio. Quando ho pensato alla fotografia come mito, quindi a questo atto mitologico e poi chiaramente legato alla narrazione, ho provato a immaginare come ci si potesse sentire durante i grandi periodi delle migrazioni, appunto ad attraversare posti e a utilizzare, ecco, il nostro immaginario per focalizzare dei punti notevoli. Per esempio, io mi sono immaginata come si potesse sentire un nostro antenato di fronte a uno scenario mozzafiato.
ho pensato, probabilmente si sente come un fotografo di paesaggio oggi, cioè se io vedo una bellissima montagna, se io vedo un bellissimo lago, io oggi lo fotografo. Quindi la percezione è qualcosa che ci ha sempre caratterizzato come specie. Cioè noi non possiamo non affermare che la visione è sicuramente uno di quei sensi che ci ha fatto evolvere come specie, di fatto lo ha fatto. E quindi la fotografia come mito, perché nel momento in cui noi pensiamo che qualcosa ci possa servire come anche semplicemente come appiglio visivo, che poi si carica di un surplus estetico, di un surplus sociologico, perché molto probabilmente poi vicino a questi punti notevoli che sono appunto laghi, montagne particolari, poi si decideva di stanziare, lo sappiamo, lungo il Nilo è nata una grandissima civiltà, la civiltà degli Egizi, in Mesopotamia, a Roma, lungo il Tevere, quindi sono tutti dei punti notevoli che a quel punto poi sono diventati non soltanto immagini importanti dal punto di vista, come dire, iconografico, ma anche iconologico, perché poi è nata tutta una mitologia. Quindi non dobbiamo pensare alla fotografia come mito, quindi come storiella, come racconto, perché anche se è giusto dirlo, dal punto di vista divulgativo, il mito, benché non lo sappiamo, sia una favoletta, un modo per tramandare poi tutta una cultura, ovviamente molto spesso religiosa, molte guerre sono state fatte per colpa di miti, per colpa di narrazioni o false narrazioni. Per cui il fatto di voler intitolare anche, credo un po' in maniera coraggiosa, perché non avevo letto cose del genere prima, la fotografia come mito, e quindi portarla un po' indietro, un po' più indietro nel tempo, rispetto a quella che poi è stata la genesi, giustamente, storica e tecnologica della fotografia, che chiaramente ravvisiamo nel 1839, quando poi il primo daguerrotipo viene registrato, quindi viene brevettato, quello è una narrazione storica concreta che noi chiaramente ricordiamo, abbiamo documentato, ma proviamo sempre a immaginare, un po' a sfidarci, ecco, immaginando qualcosa che poi ci ha davvero portato a questo. Cioè io in sintesi sostengo che la fotografia è qualcosa che viene molto prima della pittura. Tu racconti di un'esigenza fotografica. Sì, io racconto di un'esigenza fotografica, perché è la prima cosa che noi... che ci aiuta, anche i bambini. Cosa fanno i bambini? I bambini ricordano le cose grazie alla memoria fotografica. È come quando ci dicevano a scuola, io ricordo questo, ah sai, sì, ma quella è la memoria fotografica. E questo fatto ci aiuta, a mio modo poi di vedere, anche oggi nell'analizzare quelle che sono le buone fotografie. Cioè, secondo me, se noi lo facciamo con questo approccio di essenzialità, di percezione, di voglia di narrare, come poi dirò nel secondo capitolo, quindi la fotografia come poesia e quindi di fatto come facoltà autoriale, è qualcosa che va sicuramente attenzionato, per tornare sempre a quella famosa differenza tra fotografia d'uso, quindi che ci serve per vivere, insomma, oggi lo sappiamo, e fotografia autoriale, che è qualcosa di assolutamente, assolutamente diverso. Se mi sono un po' dilungata. No, assolutamente, il libro l'hai scritto tu, mica devo parlare io. No. Quindi è giusto. Allora, tu l'avevi accennato, arriviamo alla fotografia come poesia. Un capitolo nel quale tu spieghi di fatto cos'è l'autorialità e coni un termine che tu dici fotografia, che è un termine che ovviamente è legato a doppio filo con l'autorialità, però vorrei che tu ce lo spiegassi. Sì, ho coniato questo neologismo che devo dire non ci avevo pensato, mi è venuto poi in corso d'opera. Fotografia da fato, cioè secondo me, a mio modo di vedere, la fotografia autoriale è anche un destino. Quindi il fotografo, l'autore, è colui che di fatto mette in opera un destino. Ma in che senso destino? No, perché è un predestinato, tu diventerai fotografo. È un destino perché in quella che poi è un'esigenza personale, cioè il volere fotografare, incontra quelle che poi sono le dinamiche del reale. Quindi è il destino, è l'autorialità
la voglia di voler fare qualcosa, di mettere in pratica un progetto con quella che poi è la realtà, che sia una realtà assolutamente casuale, quindi io voglio fare il mio progetto, voglio parlare, non so, ne approfitto, della scuola, delle maestre della scuola di San Donato, e allora cosa faccio? Parto, vado a vedere, posso anche conoscere la scuola, magari conosco anche qualche maestra, però cosa faccio? Arrivo lì e sicuramente qualcosa di casuale necessariamente deve avvenire, perché il mio occhio può essere anche preparato, io posso avere studiato, ma tutto quello che poi la realtà mi offre è qualcosa che io non posso gestire. Quindi è lì che è nell'incontro, quindi in questo destino tra progettualità e casualità, in qualche modo vorrei dire, che poi si viene a creare questa, appunto, questa fotografia. Poi in questo capitolo io parlo di soprattutto di fotografia come poesia, nel senso dell'autorealità. Dico anche che secondo me oggi la fotografia, la buona fotografia, la fotografia autoriale ha preso il posto in qualche modo della poesia come tutti la conosciamo, perché le immagini, quando sono belle, buone immagini, riescono a raccontarci veramente in pochi fotogrammi non soltanto il pensiero di un autore, ma riescono veramente ad essere così sinottiche, così ellittiche, concise, da racchiudere in sé quello che è un significato profondo, cioè uno spirito del tempo, diciamo nei casi molto, molto elevati di fotografia autoriale, ma uno spirito probabilmente di un evento, di un volto nel caso di un ritratto, perché poi è chiaro, la fotografia è fatta di generi, e poi ogni fotografo ha la sua particolare inclinazione, la sua particolare propensione. Però ho provato, ecco, a mettermi anche in questo caso nei panni di coloro che fanno la fotografia, probabilmente perché penso che in qualche modo ci accomuni, perché scrivere con la luce è la fotografia, scrivere con la penna poi è quello che facciamo noi, che insomma, scriviamo libri, scriviamo saggi e altro. Che cosa succede nel momento in cui si porta avanti un progetto che sia appunto autoriale? Si allineano probabilmente delle cose, si allineano veramente delle costellazioni che ci fanno poi sempre di più andare avanti e capire che intanto quel progetto in cui abbiamo creduto sta prendendo sempre di più forma, e poi ogni singolo scatto è davvero un avvenimento, è qualcosa di che secondo me ci ricompensa, ecco, lo sguardo dell'autore, perché anche parlando con tanti fotografi sento dire: ah, oggi non ho portato a casa nulla, e può capitare, oppure oggi sono stato molto fortunato, sono riuscito a fotografare molto di più di quanto sperassi, perché poi accadono delle cose che noi, ripeto, non possiamo gestire. Il lavoro, perché è giusto chiamarlo lavoro, è una professione, del fotografo è qualcosa di molto complicato, è qualcosa che ci deve fare riflettere sul fatto che chi produce questo tipo di arte, questo tipo di immagini, ci sta davvero consegnando il suo pensiero in un modo assolutamente particolare e mai, mai, mai identico a un altro. Dico un'altra cosa perché credo che sia importante, ma non è una cosa che dico io, l'ho detta un grande studioso come Geoff Dyer, in un libro secondo me fondamentale, che è L'infinito istante. Lui dice: quante volte nella storia della fotografia abbiamo visto mani, insegne di negozi, parchi innevati, particolari volti, quindi in questo caso ritratti, che si assomigliano l'uno all'altro, quindi possiamo pensare che quel fotografo ha copiato quell'altro. Non è mai così, a meno che non ci sia proprio una voglia dichiarata, insomma, di ispirarsi, di copiare l'altro fotografo. Più che accusare il fotografo, dire: ah, ma hai copiato questo, hai copiato quell'altro, chiediamoci antropologicamente, culturalmente, perché queste immagini continuano a ritornare, cioè perché le mani tornano sempre dalle origini veramente della concettualità, da quando veramente poi gli uomini le hanno impresse sulle grotte, fino ad oggi. Cioè, quante mani, sia che la mano rappresenti sto raccogliendo un fiore, per quale motivo lo sto raccogliendo, o piuttosto indichi il segno, il simbolo di una identità.
cioè io, è la mia mano, io in questo modo, pensiamo alle impronte digitali, no? Io con questa mano sto dicendo che ci sono in quanto persona, in quanto cultura, in quanto etnia e in tantissimi altri modi. Quindi insomma, il mondo della fotografia è un mondo molto, molto complicato, va approfondito e merita grandissimo, grandissimo rispetto. E veniamo all'ultimo capitolo, che è fotografia come utopia. Allora, tu hai ragionato su due che sono due punti nodali probabilmente della fotografia, ma anche dell'arte contemporanea, che sono presentazione e rappresentazione. Ora, guardando la fotografia, ci sono alcuni autori che propendono per la presentazione, altri invece per la rappresentazione. Ce ne sono pure alcuni che incrociano le due, tipo Man Ray, per dirne sì. I radiogrammi sono sia estetici che concettuali, certo, sostanzialmente. Quindi, però Man Ray ha fatto uno studio bellissimo, sostanzialmente con le sue immagini, sulla possibilità della memoria. Quindi allora, forma ed esperienza sono degli elementi cruciali anche per comprendere la natura della fotografia, quindi non funzionano soltanto per tutto il resto dell'arte contemporanea, quindi sono importanti per gli sviluppi della fotografia contemporanea. Io qui mi riallaccio a quello che tu hai detto alla fine del tuo intervento, cioè le foto dei parcheggi, tipo quelle di Stephen Shore, per intenderci. Sì. Io ne ho viste tante altre fatte da Meyerowitz, per esempio. Ma non c'è, cioè, potrebbero essere pure simili, nel senso che sono scattate nello stesso, state scattate nello stesso parcheggio. Ma io credo che se noi dicessimo a tutte le persone che sono qua di fotografare questa scena, verrebbero fuori, che ne so, 12-13 immagini diverse, perché ognuno di loro vede noi in maniera diversa. Quindi forma ed esperienza, che ruolo hanno nell'autorialità e quindi nella fotografia contemporanea? Cioè, tu cosa pensi di questo? Perché anche qui ci entrano forma ed esperienza e probabilmente anche l'utopia, vista come cervello di chi sta facendo la foto. E poi passi il microfono. Beh, allora, qui l'esperienza, se parliamo per esempio della fotografia di reportage, è ancora più fondamentale probabilmente che per altro tipo di fotografia autoriale. Lo sguardo del fotografo è la sua firma. E recentemente mi è stato chiesto: ma io come faccio a riconoscere le fotografie di un fotografo rispetto a un altro? È molto complicato, perché non è come la pittura, perché in pittura basta conoscere lo stile di quel pittore, esattamente, perché lì è un segno grafico, è comunque qualcosa che tu decidi di fare in quel modo. L'occhio è qualcosa di molto meno gestibile, perché è un occhio che incontra la realtà. Eppure noi oggi riusciamo a riconoscere molti grandi autori, e questo lo possiamo fare perché intanto c'è una profonda narrazione alle spalle. Poi i fotografi chiaramente li conosciamo non solo per una singola fotografia che magari vince il concorso o risulta essere più gradevole ai nostri occhi rispetto ad altre, ma soprattutto perché sono appunto portatori di una narrazione, e questa narrazione è qualcosa che poi fa parte della loro biografia e del loro modo di essere. Certo, è chiaro che non tutti, noi, anche se magari noi ne mastichiamo tante di fotografie, non è che appena apriamo un libro riusciamo subito a riconoscere che quella è di quell'autore piuttosto che di un altro. Però è chiaro che essere portatori di una visione ti permette di essere riconoscibile in un panorama che è sicuramente sempre molto più vasto e ricco, ecco, di sguardi e di prospettive. Raccontaci la tua esperienza invece. Dal punto di vista del ruolo degli autori, sì. Ma in realtà credo che ci siano diversi tipi di autori, no? C'è chi appalta completamente all'editore qualsiasi cosa, cioè se parliamo appunto di pubblicazioni, cioè dalla grafica a tutti gli aspetti tecnici, anzi anche con la volontà di farsi sorprendere dai risultati, e chi invece sovraintende completamente a qualsiasi passaggio, anzi in questo momento a me poi viene anche molto da dire esistono le autopubblicazioni, cioè in questo momento la confusione dei ruoli è data anche dalla possibilità di accedere
accedere a tutti i ruoli da parte un po' di tutti, no? non c'è più questa differenziazione. Credo che poi insomma il momento, la riuscita è sempre data da un incontro. Certo. Se l'incontro funziona, si sistemano e si ordinano anche i pezzi di ruolo, i pezzi di competenza, anche in una fluidità, cioè anche certo, una, certo. Se l'incontro non funziona, si passa oltre. Allora, io volevo dire che nel frattempo che preparate le domande, che immagino saranno centinaia da fare all'autrice, le foto che avete visto scorrere, qua su sono tutte le foto contenute nel libro. Quindi immagino l'autrice voglia ringraziare gli autori, sì. Perché tra l'altro ci sono anche autori molto... Vabbè, questo lo racconta lei. Sì, diciamo che il libro ha un bel apparato iconografico. Sì, sì. Ringrazio veramente tutti gli autori che mi hanno concesso una loro fotografia, dal qui presente, vabbè, Michele Di Donato, e vabbè, non lo so, però intanto comincio con te così non lo dimentico. Inizio a dire grazie a te, ma poi adesso io non le vedo, quindi insomma le dirò un po' a caso, ma insomma Lorenzo Zoppolato, Lorenzo Cicconi Massi, Maurizio Galimberti, Steve McCurry, è una di quelle conquiste veramente alle quali tengo tantissimo, Paolo Gioli, che purtroppo ci ha lasciato recentemente, Maurizio Galimberti, sì, lo abbiamo citato, ma anche altri cari amici, Andrea Scirè, Valentina Vannicola, insomma loro sono tutti portatori di diversi generi di fotografia, dal reportage alla fotografia posata, quindi alla staged photography, piuttosto che alla fotografia di strada, la street, insomma io veramente li ringrazio, ne ho dimenticati tanti, no. Però va bene, insomma, voi probabilmente... Francesco Farace, ecco, e ne dimentico sempre qualcuno, va bene, andiamo... Grazie a tutti loro, perché hanno permesso insomma al libro di avere appunto questi appigli, ecco, visuali, che sono importanti anche per comprendere sicuramente certi passaggi, perché in molti casi sono esplicativi, in molti casi sono anche, diciamo, delle belle foto da vedere, da ricordare, ecco, perché ci rendono comunque la presenza di quello che è una parte del panorama fotografico contemporaneo. Forse siamo oltre. E se si vuole acquistare il libro? Sì, il libro è qui, approfittando tra l'altro della presenza dell'autrice, che però può siglare, ma c'è anche il banchetto, oppure lo si trova sul sito di Emius, oppure insomma ovunque, insomma, nelle librerie. C'è qualche domanda per caso? No, come immagino, come sempre. Non legge il libro? Siamo stati, sì, ma leggiamo il libro allora. Allora, io... Ci volevamo congratulare con l'autrice. Sì, grazie a tutti. Grazie. Noi che siamo insegnanti, ci porta nel tuo mondo. Cioè, è nato con la necessità veramente di vedere oltre quello che conosciamo. Pur sapendo che la foto è un'arte comunque, però ci ha portato, a me personalmente mi ha portato oltre. Grazie. Quindi ringrazio. Grazie. Ringrazio io voi. Grazie. Allora, grazie a tutti di essere stati. No, prego. Sì, sì, certo. È una cosa che io non sono esperta di fotografia, però è una cosa che mi incuriosisce sempre. Secondo me, anche nelle foto che passavano, ce n'erano alcune che chiaramente avevano, adesso meravigliose, tra l'altro, mi riferisco a quella particolare delle ombre delle ragazze. Delle donne volanti. Le donne volanti. Cicconi Massi. Esatto, proprio quella che è una di quelle che colpisce di più. E, è chiaro che c'è un artificio, no? Non è che la fotografia viene scattata immediatamente, quindi siccome prima parlavi anche sulla gioventù. Sì, certo. Parlavi anche del mito e del fatto, che mi piaceva molto questa cosa, del fatto che la fotografia secondo te nasce molto prima, no? Cioè, uno immagina un paesaggio, viene un paesaggio che lo torna mentalmente, questa è un'immagine che mi piace molto. Oggigiorno è facile, si può avere tutto, addirittura avere un'unità anche il piatto. Ecco, io mi sono sempre chiedo questi anni, no? Quanto, ovviamente quanto è cambiato il mondo della fotografia, tantissimo, però
secondo te, e proprio questo ne parli anche nel libro, ora sono curiosa, chi fa fotografia ovviamente non facendo reportage, quindi non comunque facendo ritratto, facendo quello che comunque è la, fotografando quella che è la realtà, come si può definire? Perché lì secondo me poi c'è anche, c'è l'arte, c'è la composizione, c'è qualcosa che va sulla comunicazione visiva contemporanea, c'è della grafica, c'è, c'è qualcosa che è molto oltre quello di raccontare una realtà, magari anche nell'immediatezza, ma comunque anche solo nel fotografare una realtà. Ecco, questo tipo di fotografia, nel tuo racconto, come si colloca? Cioè, come possiamo interpretarla? Beh, è la fotografia autoriale. Al di là, chiaramente, tu dicevi, non semplicemente quella di dire, semplicemente tra virgolette. Sì, perché oramai c'è Pellegrini. Di reportage, e chiaramente in questo caso ci sentiamo anche di dirlo, però, ed è giusto anche farlo, la fotografia di guerra, per esempio. Lì è chiaro che la preparazione è quella di stare semplicemente sul campo e dire ok, che Dio me la mandi buona, e cercare di non morire. Quindi lì c'è una preparazione data sicuramente al saper stare lì, è un occhio che è allenato, sappiamo di veri e propri corsi di preparazione per stare in scenari purtroppo di guerra. La fotografia autoriale, quindi, che riguarda altri generi, per fortuna ha il vantaggio di avere una programmazione, tutta una progettazione, ecco, che tu puoi portare avanti, ed oggi è un bene che sia così, assolutamente sì. Io il caso più estremo di fotografia pensata è la stage photography, cioè tu lì vai a preparare tutto uno scenario per esprimere poi un messaggio, una vera e propria narrazione. Altro, per esempio, Gregory Crutzen o Valentina Mannicola preparano i set per settimane. Nel caso, quindi, di Crutzen sono proprio set hollywoodiani che costano. Nel caso di Gregory Crutzen costano esattamente milioni di euro, perché lì c'è una preparazione per dare veramente un'attenzione, più che una preparazione, al minimo dettaglio, perché ogni cosa deve essere al suo posto. Quindi sì, è chiaro, è davvero un'arte della rappresentazione. È un'arte della rappresentazione. Ma non si racconta più la realtà, allora il ruolo del fotografo è lì che cambia, no? Che cambia, sì. Sì, perché poi ci sono dei progetti, per esempio, nel caso di Lorenzo Cicconi Massi, ho sentito raccontare come lui ha realizzato la fotografia delle donne volanti, cioè lui ha comprato, come si chiamano quelle? Il tappeto elastico. Ma dopo 5 anni però gli è arrivata l'idea del... Sì, dopo 5 anni non riusciva a capire come farlo e poi invece... Come farle volare. Sì, quindi ecco, per dire, non è una cosa che arriva lì. Poi nel momento in cui ti arriva l'idea, ti scatta, poi diventa tutto più semplice, perché se tu hai l'idea già di fondo dentro di te, è chiaro che devi soltanto svilupparla, come nel mio caso, nel caso di tanti scrittori, io non avevo mai il tempo di scrivere il mio libro, avevo tutte le idee in testa. È arrivato il Covid, però di fatto poi è arrivato anche il libro, quindi sì, è tutto un percorso, è un fluire. E la fotografia, a parte quella di street, che chiaramente è sicuramente anche quella abbastanza immediata, ma oggi si tende anche ad andare oltre questa immediatezza. Io per esempio penso alle fotografie di Lorca di Corcia, no? Quelle sono... Molti pensano che siano fotografie di strada, ma in realtà sono dei veri e propri ritratti. Lì c'è uno studio, quindi si tende sempre di più, ecco, a rincorrere una ricerca anche in una fotografia che potrebbe sembrare così molto semplice, molto, molto intuitiva, ecco, sì, e molto veloce. È la distruzione della realtà, quindi è sempre una cosa che su cui mi interroga una fotografia contemporanea. Spero di avere risposto alla tua domanda. Okay. Grazie. Quindi, grazie mille. Grazie. Grazie a voi.